8 giugno 1968. James Earl Ray viene arrestato per l'omicidio di Martin Luther King. Ray viene fermato all'aeroporto londinese di Heathrow mentre cerca di lasciare la Gran Bretagna sotto falso nome. Estradato in Tennessee il 10 marzo 1969, Ray confessa l'omicidio e viene condannato a 99 anni di carcere. Appena tre giorni dopo, tuttavia, Ray cambia versione, liquida l'avvocato e ritratta la confessione, parlando di un complotto. Ray muore in carcere nel 1998 senza aver mai avuto un processo.